Tao, regista di Monogamish, come ti è venuta l'idea di questo racconto? Mi è venuta passando un difficile divorzio, volevo capire perché esiste questa ideale della monogamia, del partner di tutta la vita, da dove nasce l'istituzione del matrimonio. La gente si sposa spesso per amore, passione, come un atto romantico, invece il matrimonio poi coglie tantissime cose dal punto di vista economico, religioso, bambini, sesso, poi tutta la storia del matrimonio che stiamo portando avanti quando ci sposiamo. Allora sono andato in un viaggio per 3 anni per scoprire tutte queste cose e cercare di aiutare le persone a aprire un dialogo su questi discorsi che forse possa aiutare a mantenere i rapporti in modo più sano, diciamo. Infatti tu lasci aperto, no? Dici il pubblico poi deve decidere, prendere una decisione, no? Da che parte stare, monogamia o non monogamia, insomma, però capire meglio la tipologia di rapporto. Esatto, sì, sarebbe molto presuntuoso dire alle persone cosa devono scegliere, però quello che posso fare, spero di fare con il film, è aiutare ad aprire un dialogo. Tu alla fine hai trovato qual è il tuo punto di vista? Sì, l'ho trovato, ma non lo dico perché la gente deve vedere il film per saperlo. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.